Boo! Ma dove l'hai trovato? C'è un taglio, Pete. Ehi, lavoro coi professionisti. A proposito, controlla che l'audio funzioni. Non voglio un nuovo Mario. Ma è una storia di 2 anni fa. E non mi doppio. Quello nuovo? Non mi piace. Ancora? Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno e poi parte l'intro. Come sempre, insomma. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera a Sewer Gators, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Deliziato. Siamo pronti? Cominciamo. Fatti da parte. È chiusa. Dopo di te. Allora, perché siamo scesi all'inferno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa, rumori strani. È stregata? Che cazzo? Ero un presentatore io. Sostituto, Pete. Sostituto. Cosa? Nulla. La storia, Andre? Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Il solito. Da quanto hai detto che è abbandonato? 3 anni. Clancy, filma questo. Ottimo inserto. Quindi, questi contadinotti scompaiono. I Baker, non dei contadinotti. Jack e Marguerite Baker. Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. Ma merda! Sapevo di dovermi mettere le altre. Oh, merda. E sono vaccinato. Comunque, è un gran bello sfondo. Andre, che dici? Andre? Andre? Andre! Ehi, Clancy, hai visto Andre? Dov'è? Oh, cazzo, non posso crederci! Non lavorerò mai più con lui. Alla fine i produttori vanno e vengono, ma un buon cameraman come te? Resta vicino. Cos'è stato? Sentito? Andre! Dove cazzo è? Andre, dove sei? Che diavolo? È un cazzo di scherzo. Facciamo così. Troviamo Andre e poi ce ne andiamo. Fanculo lo show. Prima tu.
Riprendimi tipo eroe mentre scendo. Beh, allora... vai pure. Che cosa vedi? Che cos'è? Tranquilla, sono io, tranquilla. So che non volevi farmi alcun male. Questa volta hai esagerato! Fa un cazzo di male! Yeah.
essere contenuta. È compito mio. Capire. Mi hai sempre tenuto d'occhio, perché? Lasciami morire! Io devo farlo. Sono la responsabile. D'occhio, perché? Benvenuto in famiglia! Ah!
forza, non morire proprio ora. Hai del lavoro da fare. Dove mi trovo? Che diavolo? Basta sonnecchiare, dormiglione. È l'ora della pappa. E voi, chi siete? Dov'è Mia? Mangia. È buono. Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda. Ehi, Luca! Questo, dannazione, vecchio, non di nuovo! Spostati, Margherita. Il ragazzo ha fame. Deve mangiare la sua cena. Su, giovanotto. Apri la bocca. Non mangia! Chiudi la cazzo di bocca, Margherita! Ho cucinato per lui! E vattene via di qui! Sei un figlio di puttana! È incredibile, tu, figlio di puttana! Non mangia, non mangia! Questa doveva essere una cena davvero speciale. Avanti, mangia. Andiamo. Maledizione! È ancora quel poliziotto! Schifosi! Maiali! Tornerò presto per te. Finito! Finita, Zoe, giusto?
Chi cazzo sono queste persone? Sta zitto e ascolta se vuoi rimanere in vita. Vattene via da quella casa. Puoi uscire dal salone d'ingresso. Va bene. Oh, è quello che hai al bolso, è un codex. Attento, e non perderlo. Ehi, tu! Apri! Ehi! Apri! Ehi! Ehi, ti... Devi aiutarmi. Stia fermo dov'è. Dunque, lei abita qui, signore? Cioè, voglio dire, è casa sua? Cosa?
Io no, no! D'accordo, ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente. Mi ascolti, mi faccia uscire di qui! Si calmi, la prego. Ehi, mi ha sentito? Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi! Va bene, ma mi permetta di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero? Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. Bene, cosa vuole sapere? Perfetto, iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Aspetti, mi serve la sua arma. Ha davvero perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice sceriffo. Ok, va bene. Vice sceriffo, mi vuole condannare? O vuole salvare un innocente? Un coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Non posso darle altro. Faccia presto, vada al garage. Adesso! Che me ne faccio di un coltello? Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io? Lei invece? È il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda! Non crederà alle mie parole. Provi. Ehi, ehi, si fermi! Aspetta, io presto tutto... Ascolti! Al diavolo! Vi ucciderò tutti uno per uno! Facciamola finita, tu e io. Oh sì, adesso facciamo un bel giretto. No, 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 no! Cazzo! Ragazzo, guarda cosa hai combinato, bastardo!
Adesso ho la tua attenzione. Tra poco ne vedrai delle belle. Cazzo!